Sei contenta? Boh, cacci i piccioli. Te No, non mi piccioli. li viste? Una bastarda, prendi i soldi. Io ti ho Te accontentato. li Sei viste? rischia. Vabbè, Ciao a tutti. ciao. Oggi siamo qui per rispondere a delle domande che voi ci avete fatto su Instagram, diciamo stile intervista doppia. E quindi cominciamo. Vi metterò sotto ovviamente chi ha fatto le domande e cominciamo. Chi cucina meglio i dolci? Vabbè, dai, i dolci tu. Vabbè, Perché io li cucino più spesso, più che altro. Lui cucina più il salato e io più i dolci, più che altro questo. sì, esatto, praticamente Gaia Sacasolari chiede: sono vietate le parolacce, lo dico prima. sì. Qual Ok. è il nostro sogno nel cassetto? Beh, allora, visto che non si può dire una parolaccia, andarcene per i fatti nostri. Andarcene per i fatti nostri Andare a significherebbe vivere andare a per i vivere fatti per i fatti nostri. nostri, perché non vogliamo andare a vivere sotto un ponte. Dico, ci basterebbe anche, però vabbè. Poi. Nicole Gramigna chiede: da quanto tempo ci conosciamo e dopo quanto ci siamo messi assieme? Allora, praticamente ci siamo messi assieme subito. Ma per una cosa nostra, che c'è stato il giorno in cui ci siamo conosciuti. E noi ci conosciamo da quasi 4 anni, perché è quasi 4 anni che stiamo assieme Esattamente. praticamente. Poi, Skyler Fairchild chiede: qual è il parere che tu hai sul mondo dell'equitazione? Deve essere un parere generico, perché tu non conosci i maneggi che siano fuori dalla nostra città. Non li conosciamo, non possiamo parlarne, quindi non possiamo dare una nostra opinione al riguardo. Beh, per quello che conosco io lo posso dire, no? Della nostra città non ha senso parlarne. Perché non ha senso? Perché è troppo Ah, ma che specifico. opinione devo dare? Non, cioè, se non posso dare la mia opinione. Perché tu non dai un'opinione generica, dai un'opinione Comunque, relativa. allora, diciamo un'opinione che magari non è veramente quella che penso, e ti dico che Non che non è quella che pensi. comunque che potrebbero migliorare i maneggi che ci Ecco. sono qui in Sicilia. Esatto. Strutture e Vabbè, questo, quant'altro. quella che pensi non la devi tenere per te, ricordati, Sì, infatti, purtroppo. esatto, quindi. Poi, Ale Dirok chiede: avete mai fatto una mega festa al maneggio? No. No, mai. No. Maddalena Ari chiede: dove ci siamo conosciuti? Ci siamo Tutti su conosciuti. un'applicazione Esattamente. di, non so come chiamarlo, di Su incontro, su un'applicazione. un'applicazione per cellulare e quant'altro, che non mi ricordo come si chiamava. Poi VKM chiede: da quanto siamo insieme e quanti anni hai? Io Allora, ho 20 anni, sono una siamo. pedofila, certo. No, da quanto stiamo assieme? Quasi 4 anni, Sì. io ho 30 anni. 32 2 anni, 32. bugia, 32. Allora, sempre lei chiede: il tuo fidanzato ha mai pensato di iniziare ad andare a cavallo? Sì, come hai reagito? Allora, no. No, no, mai, anche perché non è uno sport che comunque l'ho mai considerato. Faccio Non so se gli tutt'altro. piacerebbe praticarlo, boh, non saprei, non credo. Non credo proprio. Sì, mi piacciono i cavalli, tutto quello che ne concerne, ma a livello di montare mai. Lui si gasa quando vado a fare le gare, però non ha. Specialmente quando cade. Bello, vederla cavare. Bello vederla volare, e poi quello che corre in campo quando non potrebbe, perché parliamo chiaro, non possono entrare i parenti nel campo quando l'allievo parente cade, però lui lo fa e va bene. E io il rischio, il problema è mio poi, non è che è suo, il problema poi è mio, però va bene. Allora, Emma Ambrosetti chiede: un pregio di Giulia. Lo so che è molto difficile perché ce ne sono troppi, però. Sì, effettivamente ne ha tanti, come tanti quelli che mi fanno incazzare. Però ne ha tanti. Vabbè, Non si dicono parolacce, cheat. incazzare non è una parolaccia. Anche Sì. In teoria, per YouTube sì. quando mi fa alterare. Qual è il pregio, scusami? Ne ha tanti, ce ne sono tanti che Devi dire proprio. uno, però. Uno. Vabbè, boh. Che dice le cose in faccia? Poi però molti altri me li tengo per me perché sono miei personali. Poi, Costanza Grimani chiede: che scuola superiore avete fatto? Allora, io il liceo delle scienze umane, che non so adesso se si chiama in maniera diversa, ma è il liceo delle scienze Io umane. ragioneria. Ok. Poi, Giulia Lobors chiede: dopo quanto vi siete dati il primo bacio e da quanto vi conoscete, 3 difetti e 3 pregi dell'altro? Allora, Praticamente subito. da quanto ci conosciamo l'abbiamo già detto, non so, dopo un po', dopo Cosa? qualche, ci siamo dati il primo bacio dopo quante ore che eravamo assieme quella sera, non so. Subito.
No, subito non è vero, perché non è che ti Dopo, sei visto, ciao, e ti ho lavato la faccia, 4 no. minuti più o Ma che meno. ti dice? No, dopo un Dopo un poco, poco, dopo un pochino. sì. Perché era troppo bello e irresistibile, quindi non potevo fare a meno di questo. Tre difetti e tre pregi dell'altro. Allora, comincio io. Allora. Allora, a questo punto i pregi li devo dire, perché a quella domanda Vabbè. non ho risposto, rispondo con Adesso questa, va rispondi. Allora, bene. partiamo dai pregi. Sei generoso, altruista e buono. Mentre, allora, Sa difetti. cura di chi? Vabbè, Allora, non lo so veramente, perché non ha tanti difetti. Non ne ha moltissimi. Ah, sì, ha un rapporto un pochettino strano col cellulare. Ho trovato il difetto. Ama più il calcio e quei deficienti di me. Quindi ogni volta che ci sono delle partite oscene, lui mi sta guardando la partita, non mi telefonare. Tocca a te. Allora, un difetto, partiamo da quello, che mi rompi le palle quando mi guardo le partite. Quindi questo è un difetto, perché sai, non vuoi essere disturbata, mi disturbi. Poi come pregi, che sei sincera. Anche altruista. E che ti sai far voler bene. Ok. Poi questo già abbiamo risposto, che era quanto tempo vi conoscete. Poi, cos'è stata la prima cosa che avete pensato l'uno dell'altro? Chiesto da HTTP Martina 25. Ma sinceramente io personalmente non ho pensato nulla, perché abbiamo talmente tanto parlato che poi è andato tutto da sé. Non ho pensato No, assolutamente lui dice, nulla. lei dice tipo la prima impressione che ha avuto quando ci siamo visti la prima volta, così. Vabbè, cioè, nessuna veramente, perché ci siamo visti, poi è stato tutto così spontaneo che non c'è Allora, stato quando neanche il tempo di pensare, secondo me. ci siamo visti noi era appunto, era sera, diciamo, mattina presto sera, e c'era buio dove non ci siamo visti, quindi io all'inizio ho pensato intanto che era un bellissimo ragazzo, però siccome aveva la barba lunga, ecco, c'era buio, quindi pensavo che fosse ancora più lunga di quella che aveva tutto qua. Ho detto, ha una barba lunghissima, questo. Chiara.Radavelli chiede cosa vi accomuna? Tante cose. Tante Sì. cose. Allora, intanto l'amore per il mangiare. Su questo non c'è dubbio. Sì, guarda, Questo è un grosso problema. questo è un È un problemone. accomunamento, ma un problema. Ma Praticamente ci rubiamo da mangiare a vicenda, cioè non è. mangiamo tipo a livelli che. Oddio. Questo. Poi. L'amore per gli animali, perché comunque a noi piacciono tutti gli animali. Ho sviluppato anch'io, anche lui ha sviluppato un amore verso anche le cose dell'altro, perché io ho sviluppato l'amore per la pesca e lui ha sviluppato l'amore per i cavalli, perché era un mondo che io non conoscevo e lui che lui non conosceva. Poi l'amore per tutte le serie TV e programmi televisivi tipo del sabato, per esempio, l'ho coinvolto a farsi piacere, c'è posta per te, per dire, ci piacciono Come mi sono tipo ridotto. oppure che ne so. Tipo serie TV, tipo serie TV di squadra antimafia, tutte queste cose di qua che a noi piacciono, ci vediamo assieme. Poi Alessia 17 chiede qual è il vostro calciatore preferito? Vabbè, il mio calciatore preferito. Non so se si parla di attuale o meno, però. Cioè, di vecchio, ti potrei dire un giocatore che mi è sempre piaciuto, è stato Davide Bombardini. Un giocatore del Palermo. Per quanto non ha fatto una grandissima carriera, ma per me era un giocatore straordinario quando giocava ai tempi del Palermo. Attuale. Stai pregando i santi. Ok. No. Attuale. Vabbè. Ti direi Messi. Allora, dei calciatori attuali che ancora giocano, l'unico che è uno dei Secondo me giocatori. non se nessuno se l'aspettava Davide Bombardini, Secondo me nessuno lo nessuno sa chi conoscerà. sia. Comunque stava anche con la showgirl Giorgia Palmas. Vabbè, comunque. Tra i vari giocatori che attualmente giocano, che secondo me sono il non plus ultra, anche se ci sono rimasta male del cambio squadra, è Buffon, di quelli che attualmente giocano. Dei giocatori passati sono
Totti e Del Piero, ma perché comunque tutti e tre, insieme a tanti altri giocatori che comunque ancora non giocano più, per me sono quei veri giocatori che di cui ormai si è perso, secondo me, lo spessore e la mentalità, perché ormai nessuno è Non, più così. che non ne nascono più Non come loro. usciranno più, infatti, non usciranno più. Infatti io sono... Se prima magari seguivo un po' più volentieri qualche partita, perché c'era Del Piero, perché c'era Totti, perché c'era la squadra dei mondiali del 2006 ancora, che comunque è sparsa, adesso lo faccio con meno piacere. Sì, andiamo allo stadio, l'avete visto su Instagram, però è proprio qualcosa di differente, ecco. PS, allo stadio con lei non ci si può andare, la faccia a terra, cioè la raccogli con i cucchiaini. Diciamo che esco molto nature. Poi, Valerocchia chiede, anche a lui piace l'equitazione. Allora, cioè, sì, guardarla, Cioè cioè, guardarla non sì, praticarla. Esatto, guardarla sì, praticarla no. beh, come abbiamo detto poco fa. Adesso il domandone finale. Sei Minchia, e che pronto? cosa c'è? Sei pronto? Chi è il più testardo? Più testardo. Secondo me ce Vabbè, guarda, la ce la giochiamo. giochiamo. Perché lei quando vuole rompere le scatoline per non dire altro, ci si mette bella manetta e mi Sì, fa proprio molto però arrabbiare. testardo nel senso non come rompere le scatole, come impuntarsi sull'idea, sulla propria idea. Cioè, tipo che se io dico che quella cosa è No, verde, allora io. capito? Se questo è il significato, io. Sì, questo è il significato. Io. Non per rompere. Aspetta, attenzione, perché non è che lui non rompa, lui rompe. Soprattutto quando decide che non devo dormire, che non devo fare, non devo dire, lui è molto bravo in questo, però questo è più una come diciamo noi, sconcicare, diciamo. Però testardo in quel senso che tu dici, ah, quello è così deve essere, secondo me tu Sì, io. Su questo sei meno punto di malleabile. vista, sì. E niente, le domande sono finite e spero che il video vi sia piaciuto, fateci sempre sapere se volete la guest star, non a pagamento, giù nei Anche perché commenti. soldi non me ne dà, non ne caccia. È a E braccino corto. niente, ci vediamo al prossimo video.